presenti questo nuovo figlio, ma lì che c'è Gesù e via. Bella a tutti ragazzi, Quereghi chi vi parla. Oggi siamo qui tornati in questo mio nuovissimo video. Ragazzi miei, siamo arrivati a 6100 iscritti. Prossimo traguardo 6200. E prossimo, ma spero che sia la cosa più veloce che arrivi, è il computer, ragazzi miei, che è in progressione. In settimana prendo la scheda madre, così almeno da avere qualcosa su cui, cioè, su cui almeno fare qualcosa, diciamo. Perché così com'è il computer, sì, funziona e tutto, ma non posso giocarci, è una grafica di merda. Quindi devo cambiare le scheda madre e scheda video. E per il computer poi sono a postissimo. Poi se in caso gli prendo un case economico, figo esteticamente. E niente raga, perché siamo qui oggi? Siamo qui comunque con un video di armi moddate e non ricombussolate legacy. Ragazzi miei, qui con noi abbiamo ben tre armi che voglio mostrarvi. Come avrete letto dal titolo, abbiamo dei bulldozer abbastanza vecchi. Non li andremo a provare, perché provarli potrebbe comunque essere anche noioso, perché alla fine sono tutti dei bulldozer normalissimi. Però sono legacy. Ne vediamo uno a uno e vi faccio vedere le differenze. Partiamo da quello all'82, senza passare a quelli del 130. All'82, cosa abbiamo qui? Abbiamo un bulldozer di fuoco legacy. Abbastanza particolare. Questo qua comunque, se ce l'avete al 130, non 106 ma al 130 e in buone condizioni, sono disposto a scambiare, ecco. Legacy di fuoco, è legacy di fuoco, perché di energia ce l'ho già, dopo ci arriviamo. Da cosa è composto? Dai bersagli rallentati intrappolati aumentati del 15%. 15, cioè 45 danni critici per cento, 38% velocità di ricarica e 50% velocità di ricarica. Quindi è abbastanza veloce nel ricaricare, danni critici in testa, buona, buona. Attenzione, elemento fuoco, 10 danni da arma, causa danni a tormento per 6 secondi. Vabbè, l'elemento fuoco immistato con il tormento, cioè il bonus, vabbè, ci sta come arma. Ci sta veramente. Attenzione, prossimo bulldozer. Questi qua li abbiamo già visti. Abbiamo il bulldozer doppio elemento, che poi vi farò vedere in un altro video, se non ve l'ho già fatto vedere, no, ve lo farò vedere in un altro video. E questo sì, l'avevo fatto già vedere. Prossimo bulldozer, raga, quello al 121, l'avete già visto nelle armi al 121. Prossimo bulldozer, raga, è questo. Attenzione, bulldozer. Elemento energia, a differenza di quello di prima che è elemento fuoco. Non so se è più raro il fuoco o l'energia, ma penso che sia il fuoco il più raro. L'energia, non lo so, forse è nato con l'energia come cosa e poi si è espanso, non lo so, non mi ricordo. Ditemelo nei sotto nei commenti. Comunque, bulldozer doppio elemento, ciao. Bulldozer doppio elemento è questo. Dov'è? Qui. Poi ci arriviamo. Però avevate già visto comunque. Bulldozer elemento energia non ricombussolato come quello di prima, cioè quello all'82, ha l'elemento mistato con il bonus. Danni, dimensioni caricatore, probabilità di critico e danni ai bersagli rallentati. È tutto quanto il resto. Cioè ci sta. Comunque sempre il critico. I danni, il caricatore è aumentato, non so di quant'è. Ci sta. Mi piace. Dimensioni caricatore 37 rispetto di quello di prima che è 30. Vabbè, dimensione caricatore ed è pure com'è per Katu la dimensione bianca. Quindi vuol dire che se l'aumento a leggendaria, ciao, cioè è finita. Ci sta. Prossimo bulldozer, sempre al 130. Ce l'ha sempre dato l'inglese insieme a questo. Oggi ho scambiato un botto con lui. Attenzione, bulldozer 130, full perk leggendari, non ricombussolato, dopo ricombussolata. Senza metterli perk, un esempio di quest'arma ce l'abbiamo noi. Questo qua ha solo 3 perk e il bonus. Slot libero, non dovete mettere nulla perché sennò diventa un'arma normale. E quindi lasciatela così. Sì, ha sempre il suo stile da legacy, però è comunque un'arma moderna, ecco, ci sta. È molto ma molto rara comunque. Quest'arma è nata come arma rara, è nata come così, capite? È stata ricombussolata ovviamente, chissà che elemento aveva. Sarebbe da provare. Però non lo so. Proviamola dai. Adesso la proveremo subito. Raga, bulldozer 130 con danni critici, livello critico, danni bersagli storditi e vacillanti, con causa danni da tormento. Cioè quest'arma è OP. Raga, per scoprire l'elemento la portiamo dall'altra parte. Quindi spostiamo secondo questo, che è identico diciamo, solo che
Vabbè, questo l'avete già visto, è solo che è diverso, peccato. Che veramente ci sta anche questo. Quindi portiamolo dall'altra parte, raga. Andiamo easy missione e la proviamo. Mi raccomando, raga, supportate questo video con un bel mi piace, perché è veramente molto, ma veramente molto importante. E niente, raga, ci vediamo direttamente in missione, dove andremo a provare questo bulldozer molto particolare. E andremo a vedere un po' le sue caratteristiche. Ed eccoci, raga. Eccoci, sì. Siamo qui con il nostro Scar, amici miei. Che vedendolo così è proprio un'incognita. Io ora non oso sparare perché sennò mi tolgo la sorpresa. Potrebbe essere di qualsiasi elemento. Quindi adesso andremo contro qualche zombie. Contate che se è tipo elemento natura, elemento energia, elemento acqua, addirittura forse elemento fisico, vuol dire che è stato Legacy. Capito? Cioè, l'elemento era Legacy. Poi non so per quale motivo è stato portato in questo modo, però ci sta veramente, perché alla fine il fascino del Legacy è rimasto dentro, non intaccando l'arma, ecco. Quindi andiamo verso qualche zombie, vediamo contro questi che mi ispirano, vediamo un po' che elemento è. Cioè, aspettate un secondo, ma fa fisico? Fisico col tormento? No, raga, cioè che sghetto, io non pensavo, cioè vedendola così non pensavo che era fisico. C'è un po' come lo scafasse questo, raga. Vi tiro un colpo, che già devo darlo via domani. Vi tiro veramente un colpo per farvi vedere. Così sembra che è veramente fisico. Ma quando spara fa fuoco. Visto? Cioè, non so se mi spiego. E fa pure tormento. Quindi ci sono rimasto male. Ci sta. Veramente, grazie Demo. Thank you bro. Thank you Demo for this gun. Wow, cioè, mi ha portato un sacco di robe questo inglese. Veramente bravo. Ogni volta quando scambiamo mi porta sempre un sacco di meraviglie, veramente, grazie ancora. Prossimamente nuove armi, mi raccomando. Cioè, fa fisico. Col tormento addirittura. Wow, ci sta. Non la uso ancora di più perché sennò, ciao, cioè, è già comunque un'arma veramente molto rara. Ci sta, grazie veramente tante. E niente, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di esservi anche stato utile per farvi vedere un po' le differenze di queste armi, tra queste armi. Ci rivediamo in live e ci vediamo anche nel prossimo video dopo, cioè, ci vediamo nel video domani. E niente, raga, qui da Reghe è tutto. Bella, raga.